vai, ti distruggi. Ecco i dati di racconto della settimana scorsa. Casa Pound 180 secondi. Casa Pound 180 secondi. Grillo. Grillo 13.000 secondi. Grillo 13.000 secondi. E rete dei cittadini? Zero. Zero. Questa è la par condicio. Vi dovreste vergognare. Dato che rispettiamo la legalità, vi abbiamo regolarmente denunciati per omissione di atti d'ufficio. L'Agicom è stata denunciata. Per abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, truffa, inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge 28 del 22 febbraio 2000, circostanze aggravanti comuni, reato continuato, concorso di più persone nel reato, circostanze aggravanti e quant'altro emergesse penalmente rilevante nel corso del procedimento. Ovviamente risarcimento dei danni. Più risarcimento dei danni. Noi vogliamo difendere i nostri diritti come rete dei cittadini e come semplici cittadini, perché noi abbiamo diritto a un'informazione libera. In Italia non esiste l'informazione libera e i cittadini non sono liberi di poter scegliere liberamente alle elezioni. E questa è una cosa gravissima che avviene nei paesi del terzo mondo, nelle dittature del banana, e avviene anche in Italia. Vi dovreste vergognare! I cittadini hanno diritto a una libera informazione. È un diritto costituzionale che non può essere negato, e noi e voi lo state negando, ce lo state negando, vi dovreste vergognare. Se si vuole gliele tiro fuori tutte. Sì, quindi prima di marcare il suo segnale, si mette in posizione di dubbio, si mette in posizione di dubbio. Allora, si assenta, okay. In questo caso qui, allora, è una manifestazione, perché ci sono delle bandiere, c'è un volantinaggio, c'è un camber, ci sono delle le bandiere si possono tenere e i volantini si possono consegnare. Sì, sì. Sì, attento, io la denuncio per... io l'arrivo a noi stiamo cercando... La minaccia viene se io le do una cosa, le dico una cosa illegale. Allora, mi c'è un documento. Io sono un ispettore, sono già qualificato. Cioè, mi sono qualificato. Lei non è una cosa. Dai, cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire la cosa con calma. Allora, voi in questo non potete fare. Allora, il camber qui state bloccando. No, non stiamo bloccando. Si informi meglio. Prima di decretare quelle cose che sono state bloccate. Allora, prima cosa, questi signori qua ci diano lo spazio elettorale, quello che è il nostro deputato. La storia come era andata e l'impostazione che stavano dando a questo sì, è molto vecchia, dal 2010, parte dal 2010, guardi, noi ci abbiamo denunciato già nel 2010, c'è un processo già in corso contro di loro, intentato da noi, ha capito? C'è pure stato due sentenze del TAR di condanna, ma siccome la legge sulla par condicio è una legge del cazzo che non prevede manco la sanzione, non dico la pena, ma manco la sanzione. 100.000 euro di multa gli hanno fatto. Che non prevedono questo. Vabbè, ma questa è una cosa grave, è una cosa importantissima. Il diritto elettorale è importante. Gli chiediamo 4 milioni di euro a lei personalmente. Lei come si chiama? Anno
Come si lei si deve, no, si deve qualificare, scusa, ma lei si deve qualificare. Lei si deve, chi lei si deve qualificare. Allora lei si deve qualificare. Lui mi ha chiesto a lei. Vabbè, allora hai registrato tutto e non ci vogliono ricevere, perfetto. Orazio, ma l'aggi come è pagata dagli operatori? È pagata dai noi, da noi cittadini. Ha appena detto che è pagata dagli operatori. No, no, io l'ho detto in faccia, così capisce bene che il rispetto che c'ho io di lui, come lui ha dimostrato di avercelo con noi. Cioè lui dicendo che lo ha detto, educatamente ha detto, andate a fanculo che non ce ne frega un cazzo di quello che dice. Gli operatori non vanno a controllare se da chi è pagata l'aggi come, perché ha appena detto... Dai cittadini è pagato. Allora, ha appena detto, si rivolgo a lui, perché è così. Stiamo manifestando perché è davanti agli occhi di tutti che la rete dei cittadini non è citata da nessuna parte, ci danno le briciole di quello che danno il nostro piccolo canale, sì. Purtroppo non state in televisione, io ve la critichiamo aspramente, però ve lo darei volentieri un canale da almeno fare queste informazioni un po' meglio di questi qua. Quindi allora esattamente il fatto qual è? Non c'è lo spazio sufficiente? No, assente completamente. Ci sarebbe una legge che si chiama par condicio. Vedendo il minutaggio, cioè quanto spazio è stato dato alle liste, in moltissime televisioni lo spazio per dire dei cittadini è zero. In alcuni telegiornali regionali hanno suddiviso con trasmissioni farse, con 25 candidati, ognuno deve presentare il progetto in 30 secondi. Quindi lo spazio non è assolutamente pari tra le varie liste. Perché dobbiamo votare rete dei cittadini? Dobbiamo votare rete dei cittadini perché è una lista fuori dagli schieramenti, primo punto. Il secondo punto, perché votare rete dei cittadini vuol dire decidere insieme a noi, quindi i votanti, cioè gli elettori decidono, formano l'assemblea che poi deciderà cosa faranno i candidati eletti in consiglio regionale. E non indifferente, noi proponiamo abbiamo delle proposte molto forti per cambiare questo paese, per cambiare l'economia, per superare la crisi. Una di queste è la cambiale sociale, cioè uno strumento che ci permette di scambiarci beni e servizi a prescindere dall'euro. Quindi ci sono pochi euro, perfetto, scambiamoci beni e servizi, allora, ragazzi, utilizzando un altro strumento come la cambiale sociale. David. Aspetta, andate, scusa. Pronto? Andate. Stanno andando a chiedere udienza al Corecom. Siamo appena andati alla Gcom, dove ci hanno trattato come dei delinquenti, come se gli stessimo chiedendo delle cose assurde. Invece chiediamo semplicemente un po' di visibilità, quello a cui abbiamo diritto per legge, visto che siamo una lista regionale che si presenta alle prossime elezioni. Vorremmo lo stesso spazio che viene dato alle altre liste, come vorrebbe la par condicio. Vabbè, insomma, entrate qua dentro e... Entriamo qua dentro cercando di dialogare con qualcuno con possibilmente l'avvocato che ci ha denegato i nostri sacrosanti diritti, l'avvocato Soru, che adesso ci dovrà chiarire il perché della sua lettera particolarmente evasiva, elusiva e anche offensiva. Ma all'Agcom vi hanno ricevuto? No. Assolutamente no, ma lì c'era un motivo, c'era un titolo, perché loro non hanno sportelli al pubblico, mentre il Corecom è il braccio armato dell'Agcom, che è uno sportello al pubblico. E adesso andiamo. Perfetto. Ciao. Ciao ragazzi. Buona fortuna. La scalata verso il successo, ragazzi. O l'arresto o il successo. facciamo un sondaggio fra di noi. Ehi tu, sì, dico a te, sei stanco della solita politica? Lo sai che finalmente hai un'alternativa? Alle regionali del Lazio vota per te. Scegli Rete dei Cittadini per Pino Strano presidente.